Buonasera Tommaso Montanari, storico dell'arte e da pochi giorni nuovo rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Professor Montanari, lei cosa pensa? Anche perché lei ha parlato di zona grigia nella stampa, nella politica, perché? Penso che il partito di Giorgia Meloni non faccia quella cosa sacrosanta che ha appena chiesto Paolo Mieli, perché è un partito profondamente compromesso con quella storia, con quel mondo. Ha ancora nello stemma la fiamma tricolore che nello stemma del movimento sociale scaturiva dalla bara di Mussolini. Questo è il simbolo del basamento della fiamma tricolore. La fiamma brucia ancora nello stemma di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia. Le inchieste di Paolo Berizzi e tante altre ci rivelano gli intimi contatti con questo mondo. Il presidente delle Marche, non un rappresentante secondario, celebra la marcia su Roma. Ci sono busti del Duce in moltissime sede di Fratelli d'Italia. Ci sono infiniti punti di contatto. Forza Nuova ha sede in un immobile che appartiene all'eredità di Alleanza Nazionale. La Meloni dice che gli hanno dato lo sfratto perché non paga, ma non è un caso che sia lì. E questo riguarda anche la Lega. Quante volte Salvini è stato sul palco col leader di Casa Pound? Io ne ricordo almeno due. E il libro di Claudio Gatti parla molto, molto approfonditamente dei rapporti anche della Lega con la galassia fascista, neofascista. Dunque, non sono rapporti occasionali. La Meloni dice ci sono, ma sono marginali. Non è vero. Se fossero marginali saprebbero metterli fuori in questo momento. Pensi alla candidatura di Rachele Mussolini. Il Corriere le chiede, ma non sarebbe il caso di smetterla di candidare Mussolini? Ha avuto record in preferenze, ricordiamolo, qui a Roma. E la Meloni risponde che è una persona competente, ma non ricorda che la Rachele Mussolini si è fatta fotografare con un cartello con scritto il 25 aprile festeggio solo San Marco e non la liberazione. Quando le è stato chiesto perché? Perché dice che aspetta una pacificazione. Questa è una parola che in realtà si legge con una consonante diversa, parificazione. C'è la retorica di e allora le foibe, e allora il totalitarismo comunista, quella che in queste ore viene risollevata, ritirata fuori, perfino da Forza Italia. E questa è la zona grigia intorno al cuore nero. Cioè dire sono uguali e quindi allora non parliamo dei fascisti, ma parliamo anche dei comunisti. Per questo credo che invece bisognerebbe scegliere lo scioglimento per decreto, come prevede l'articolo 3 della legge Scelba. È possibile farlo. Se Draghi va a abbracciare Landini, sia coerente. Non è possibile che due partiti della sua maggioranza si rifiutino un atto politico che chiarirebbe da che parte stanno rispetto al neofascismo. Non si può aspettare sempre la magistratura e poi lamentarsi che la magistratura fa politica. La legge Scelba dice che lo può fare il governo, si faccia. Io ricordo che la CGIL si è schierata apertamente per l'obbligo vaccinale. Forse è stata la più grande forza del paese che ha detto apertamente che voleva l'obbligo vaccinale, accompagnando le critiche al Green Pass con uno schieramento diciamo, molto evidente a favore del vaccino. Quindi diciamo, è stata la responsabilità della CGIL a farne un bersaglio, oltre al fatto che è uno storico bersaglio dei fascisti. Però vorrei dire che la miglior risposta a tutto questo, secondo me, è far funzionare la democrazia. Cioè quando il Parlamento viene messo in sordina, quando il Parlamento diventa irrilevante, come ora, il conflitto si sposta nelle piazze. E questa è una costante. Allora, diciamo, un affidarsi all'oligarchia, un affidarsi all'uomo della provvidenza, uno sterilizzare il conflitto parlamentare non è un bene per la democrazia, la democrazia, la rende più fragile. Quindi questa è una responsabilità del governo? Sta suggerendo diciamo, questo? È uno dei tanti effetti di questa morte della politica e della morte della politica del parlamentare rappresentativa. Io su questo rifletterei, cioè ai tentativi avversivi si risponde con più democrazia, non con meno. È stato eletto Letta alle suppletive al Parlamento in una città che avrebbe bisogno di rappresentanza parlamentare, pensate al Monte dei Paschi, ha votato il 35% dei senesi. Certo, questo vuol dire che c'è una sfiducia ormai, si pensa che non serva a nulla votare, perché tanto c'è qualcuno che decide dall'alto. Grazie.